Allora ragazze, non vi dico buongiorno, ma vi dico amore. Tu porti quello? Sì. Allora, vieni Dorian che ti devo dare lo sciroppo. Allora, non è mattina ma è sera. Ora vi spiego perché sto cominciando questo vlog. Tieni, reggi questo. Reggi un attimo. Anzi, vieni, mettiamolo in bagno, va. E ora vi spiego perché sto facendo questo vlog. Allora, oggi è venerdì, venerdì 7, credo. E praticamente, a parte gli sto dando l'antibiotico, lo sciroppo a Dorian. Dopo mi rimetti un lattagomma? No, ma andiamo a mangiare il gelato, no. Gli sto dando lo sciroppo a Dorian perché se avete seguito gli ultimi vlog ha un pochino di tosse, quindi il pediatra mi ha dato questo sciroppino, sciroppo dato, me lo devo dare per 10 giorni, poi mi metto un pochino di questa qui per il nasino, che anche il nasino è un pochino chiuso, dimmi. Quello è buono. Cosa? Ma quello è l'acqua. Questa? Perché a me mi assomiglierà. È acqua marina, amore. Vieni. Buono! Dorian è proprio bravo, guarda. Oppela! Vieni, chiudi la bocca e soffia. Più forte. No, chiudi la bocca. Mamma! Ok. C'è cosa, cioè, raga, quanto ci ho messo a insegnargli a Dorian come ci si soffia il naso. Ancora non riesce benissimo, non è che ha un soffio chissà quanto perfetto, non è che non gli viene bene, gli devo dire sempre di chiudere la bocca e insomma. Così, ma okay. Lo sai perché non ci riesco? Perché mi fai ridere. Ah, perché ti faccio ridere? Allora, qui c'è lo stendino in mezzo, sì, lo so, ma perché ho pulito tutta casa, cioè, raga, ve giuro, è tipo sistematissima. Ti metti in borsa. Sì. E ho pulito tutto, ho fatto una lavatrice e ho messo lo stendino lì, vi dico la verità. Allora, fatemi levare qualche cazzatina. Adò, cioè, fammi levare qualche cazzatina e te ci metti i giochi. Allora, fatemi vedere se ho contanti. Perché praticamente voglio andare, voglio portare Dudu al Mac. È tardi perché è sera, cioè non è che sia, però voglio mangiare un gelatino, quindi. Ah, non vi ho detto che cosa. Ci ho messo in coglioni, raga. Allora, cosa è successo oggi? È tardi, sono le 10:30. Sono le 10:30 e praticamente oggi deve tornare Patrizio. Sarebbe dovuto tornare a mezzanotte circa. Allora io voglio lasciare, aspettate, ora vi spiego tutto, un attimo di pazienza. Ok, lascio quella accesa. Poi, ok, telefono, occhiali, giusto per guidare. Lascio quella accesa così fai scappare i mostri perfetti. Certo, amore, però i mostri ti ho detto che non esistono. Ma mi serve qualcosa, i dinosauri. Vabbè, sì, però dico a livello di pigiama, no, tanto fa caldo, dormi con la magliettina che c'hai sotto e rimani in mutandine. Ok, vai. Il tappeto mio. Ma sta là, cioè, raga, potete capire. Il tappeto. Sta qua. Oh, è che l'ho messo. Mamma, se tu pensi, se lo metti. Così, mamma, perché hanno pulito, allora l'hanno messo da giù. Sì. Mamma, Ti è colto. Metti il testa che chiamo l'ascensore. Dimmi, ma questi qui, guarda, sono sono finti. Ciao, due coni. Qualcos'altro? No, grazie. 2 euro più avanti. Grazie. Devo spiegare a loro cosa è successo e perché siamo qua. Giusto? E lo sento anche io. E senti anche tu.
praticamente. Reggi un attimo, no? Al volo, al volo. Ok. Praticamente. Pulisciti la bocca. Praticamente oggi torna Patrizio. E il treno l'arrivo del treno era previsto per le 11:30, 11:50, insomma, per quell'orario là. Adesso sono le 11:15 e ovviamente il treno non arriverà mai a quell'ora. Praticamente lui è arrivato lì, il treno doveva partire alle 8:35 e invece è tardato di 30 minuti. Quindi alle 9:10 loro sono saliti sul treno e stava per partire. Io tranquilla ho detto vabbè, solo mezz'ora di ritardo, non fa niente. Stava per partire quando mi chiama, mi fa: c'è un ritardo di 90 minuti, cioè un'ora e mezza di ritardo oltre la mezz'ora precedente, quindi 2 ore di ritardo. E avevamo l'ansia che comunque potesse aumentare ulteriormente. Cioè non ci siamo fidati dei 90 minuti, magari, che ne so, magari da 90 passavano a 120 minuti, no? Quindi, morale della favola, adesso è partito alle 10:20, cosa vergognosa. Il motivo l'ho letto prima su Roma Today, praticamente un treno di Italo, non so dove doveva arrivare, a Napoli, non ho capito sinceramente, aspettate ve lo leggo, eccolo. Treno Italo scoperto in corsa, indagini per determinare le cause. Il treno Italo partito da Napoli e diretto a Venezia ha arrestato la sua corsa a Roma. Queste erano le condizioni del treno. Cioè nel 2018 noi abbiamo un treno che si apre come una scatola di tonno. Hai visto, Do? Hai capito perché papà ha fatto tardi? Perché c'era un gelato che... Sì, c'era un gelato. Perché c'era un treno che si è aperto e quindi praticamente ha preso... Si è dovuto fermare, non era previsto, no? Vabbè, comunque una vergogna, dicono per maltempo si è praticamente scoperchiato questo treno, vabbè, cose ambigue. E oltre il danno... Sono contento che ti vai a prendere papà. Non è mio. Doria voleva venire con me, poverino, però se era alle 11:30 sì, ma l'arrivo è previsto per 1:40, quindi immaginatevi, è troppo tardi per lui, quindi devo forse portarlo da mia madre a dormire e vedrà domani mattina suo padre. Lui lo voleva vedere subito e dormirci insieme, però raga, forze maggiori, però lui è buono, vedi, come vedi? E l'ho portato a mangiare un gelato, vero Ninni? Perché lui era triste. Dai un bacio? Bacio gelatinoso, guarda, fai così e poi mi dai un bacio. Guarda dove sta colà, leccalo. Così, dai, te lo pulisco io. Dai, non sai cosa a pulire il gelato. Cioè, vi stavo dicendo che è previsto un rimborso, stavo guardando bene. L'ha detto tu. Italo che ha riprotetto i passeggeri su altri riprotetto i passeggeri su altri treni a seconda della destinazione di competenza, si è detta disponibile a rimborsare gli utenti che hanno subito ritardi superiori a 60 minuti. Non ho capito. No, un attimo. Non ho capito se il rimborso è previsto solo per... Non ho capito se il rimborso è previsto solo per chi stava su quel treno. Questo non ho capito sinceramente. O se il rimborso è previsto anche per tutti gli altri treni che hanno dovuto ritardare per colpa di questa cosa. Questo non l'ho capito sinceramente e non lo so. Non lo so, io manco ci capisco niente, raga, perché i treni non li prendo. Cioè, veramente raro. Niente ragazzi, questo è quanto. Noi adesso ci finiamo il gelato. Poi vado a casa di mia mamma. Vado direttamente là. E poi verso l'1:15, 1:20 partirò. Poi insomma sento Patrizio per monitorare il tutto. Io odio uscire la sera da sola, dico la verità.
odio uscire di notte così da sola perché mi dà noia, soprattutto andando verso Termini. Ovviamente prenderò tutte le precauzioni, cioè mi chiuderò dentro, starò attenta dove vado, eccetera, eccetera. Dentro molto bene. Ok, oddio raga, c'è un po' di legoria che lo so. L'1:39 e niente, adesso mi metto gli occhiali perché mi devo avviare. Ebbene sì, porto gli occhiali, ma non li metto mai perché sono una cogliona. Ma dovrei portarli in realtà sempre, ma non so, praticamente i miei occhi si sono abituati a non vedere, ma per guidare, per guardare la TV, per guidare per forza perché cioè, sennò non vedo pedoni, però anche per guardare la televisione perché sennò non la vedo benissimo. Scusate. Allora, devo mettere il navigatore, mi prendo una gomma. Finalmente Patrizio è quasi arrivato. È tardissimo, cioè doveva arrivare alle 11:30. Comunque mi sono informata per il risarcimento, ma siccome il biglietto è stato pagato dall'azienda c'è scritto che il risarcimento viene fatto automaticamente, quindi deduco che verrà fatto all'azienda. Molto bene, mio marito ha aspettato 2 ore e risarciscono loro. Comunque vabbè, mo qua non mi prende, parto. Io comunque ho un'ansia, cioè vabbè che mi chiudo dentro e tutto quanto, però cioè io ho proprio paura di andare in giro da sola di notte, cioè raga vi giuro, ho proprio l'ansia, infatti mi guardo sempre intorno, cioè più che altro ok. Aspettate che vi devo prendere perché devo partire. Spengo un attimo perché sennò c'è gente sopra, c'è pure che mi vede. Dice questa è matta. Più che altro perché, che ne so, al semaforo viene uno con un attrezzo che te rompe il vetro, no? Che ne so. Quindi vabbè, comunque io ho l'ansia di andare in giro senza mio marito, vi giuro. Cioè no, senza mio marito. Anche senza mio marito andrei in giro, però, cioè nel senso in compagnia sarebbe meglio. Qui c'è la macchina di Nicole, ma non credo che Nicole a quest'ora sta qui, vero? Assolutamente no, non è lei. Ok, allora, questi mi superano, bene. Devo mettere il navigatore. Io ragazze vorrei parlare con voi, almeno mi fate compagnia, ma se vi poggio qua durate da Natale a Santo Stefano. Ok, vado piano. Devo mettere il navigatore perché sennò non so dove andare. Allora, doveva scendere a stazione Termini. Oddio, doveva scendere a stazione Termini, ma ha detto che scende a stazione Tiburtina perché fa prima, quindi niente. E niente ragazzi, io vado, cioè vado, vi lascio perché non mi sembra il caso di guidare in mezzo alla strada con la telecamera in mano e con la luce accesa. Quindi niente, io non vedo l'ora di vedere il mio maritozzo. Noi comunque ci vediamo domani perché il vlog lo continuerò domani, anche perché sennò che vlog sarebbe, cioè solo oggi, cioè solo adesso non c'ha senso. Quindi niente, l'ho cominciato stasera perché comunque volevo un pochino di compagnia da voi, quindi l'ho iniziato questa sera. Allora ragazze, aggiornamento time, sono partita da pochissimo, cioè ho staccato da pochissimo il video con voi. Mi chiama Patrizio e mi dice che il treno si era fermato per qualche minuto ed è ripartito appena. Lui guardando la mappa su Google Maps dice che
vede che è ancora lontano da qua. Io gli ho detto ormai sono partita, perché lui mi ha detto di partire, perché stava a Viterbo. Viterbo, cioè una mezz'oretta stai qua col treno, mo non lo so, vabbè, comunque. Cioè io odio, perché non mi va adesso alla stazione ferma. Che palle, poi non riesco manco a contattarlo perché non gli prende più. Cioè il tempo di chiamarmi e di dirmi guarda, mo si è fermato un attimo il treno, adesso è ripartito, ma io dal Google Maps vedo che siamo lontani. Mo io spero che Google Maps gli va male. Comunque niente, sto cercando di andare pianissimo, ma io ho 9 minuti e sono quasi arrivata, quindi questa cosa mi inquieta. Non lo so, comunque, se prima vi ho dato la buonanotte, adesso vi dico ci riaggiorniamo dopo, ragazzi, ho paura. Ok ragazzi, sono arrivata, ma ho ricevuto una notizia brutta da lui dicendomi ogni tanto si ferma. Bene, intanto è 1:58, io sto davanti ai termini, calcolate. Eccomi, c'è qualche macchina ferma, per fortuna almeno non sto da sola. Mo se gli prende il telefono. Benvenuto nel servizio di segreteria. Ma la segreteria di Iliad che è tipo sarda. Benvenuto nel servizio di segreteria. Ecco l'ospedale. È online ma non gli arrivano i messaggi. La prossima volta, amore, ti prendi un bel taxi, eh? Che ne pensi? Ma più che altro, io sapevo che era così, ma sopiava ad avere il taxi, ma il problema è che noi non pensavamo che fosse così difficile e così complicato. Niente, cioè è online. Porello, mi ha chiesto pure una bottiglia d'acqua che sta morendo di sete. Non gliel'ho presa. E io non scendo per cercare un bar, sinceramente. Che era il suo rumore? Mamma mia, raga, ditemi che pure voi siete così ansiose quando venite alla metro tipo da sole, se ci siete mai venute. Dai, squilla. Benvenuto nel servizio. Benvenuto nel servizio. Niente, raga, lui non è più online, non gli prende più. In mezzo alla cacca. Vuoi vedere la mappa? Ho paura a stare qui da sola. Però lui che me può fare? Oddio, raga. Io devo controllare la situazione, cioè devo vedere tutti i movimenti intorno a me. Almeno se vedo un movimento strano, ambiguo, accendo la macchina e scappo. Copyright. E ciao cara, sì, anche tu da sola? Oddio raga, io sto tenendo accesa la telecamera perché sennò mi sento sola. Chiudete in macchina. Ma va. Cioè in realtà siete poco di aiuto perché non è una diretta, quindi se mi succede qualcosa voi non servite una beata minchia. Però questa è comunque un sacco di ragazze da sole, raga, cioè. Un sacco di pischellette. Niente, la mappa non l'ha vista. Raga, io non so da che morte devo morire. Metto un attimo occhiali perché almeno vedo meglio. Comunque c'è un po' di movimento qui, ma vi faccio vedere. C'è un pochino di movimento lì, ma nulla di interessante, come dire. Nulla di interessante. Non so che dite. È molto di conforto comunque Patrizio che mi dice non so che dite.
Grazie amore, sei molto gentile. Poi gli scrive messaggi e non gli arrivano, ovviamente. Niente. Ragazzi, è stato un piacere. Io questo è il mio ultimo video, che non verrà mai caricato, almeno non da me. Magari qualcuno lo trova e lo pubblica al mio posto. Lascio tutti i miei averi, anzi tutti i miei debiti, perché ho più debiti che averi. Li lascio tutti quanti a mia madre. No, mio figlio, no, ti prego. Anzi, li lascio a mio marito, perché almeno si impara la prossima volta se dovrà avere un'altra ragazza nel futuro. A parte lo maledico dal cielo, tipo, gli faccio passare le pene d'inferno, ma almeno gli lascio i miei debiti. Che palle, ecco, se ne stanno andando tutti molto molto bene. Mannaggia a me, che perché mi hai fatto partire, Patrizio? Perché? Era meglio che lui arrivava e io partivo, piuttosto aspettava lui, no? No? Vabbè raga, io vi saluto. Ragazze, cioè, domani non lo faccio il vlog comunque, perché credo sia abbastanza questo qui, visto quanto sta durando. E aspettate un attimo, state tranquilli per la mia salute, io spero che questa sia la strada giusta. Ok, praticamente io adesso sto andando a farmi un giro. Ebbene sì ragazzi, sì, sto andando a farmi un giro, aspettate. Sto andando verso Termini. Cioè raga, voglio morire. Praticamente mio marito mi ha detto che ci vogliono 20 minuti ancora per arrivare, se tutto va bene, perché questo cazzo di treno si ferma ogni santo, ogni 10 minuti c'ha sto vizio che si ferma. No, capito perché si deve fermare. Comunque, ci vogliono 20 minuti da come dice lui, ma io non ci credo. Quindi, siccome non ho niente da fare, io stare lì fuori, ragazzi, ho troppa ansia. Cioè, vi giuro, non posso stare manco al telefono, perché devo stare zitta un attimo. Leggermente a sinistra su via Tiburtina. Cioè, non posso stare manco al telefono perché ho l'ansia che mi sbuca qualcuno di qua e non gliela posso fare. Ragazzi, so caga sotto, cioè, ditemi se non, che non sono l'unica, vi prego. E quindi niente, io adesso sto andando verso Termini, mi vado a fare un giretto. Voi direte, tu sei pazza? Sì, sono pazza, ma raga, che cazzo faccio là fuori? Cioè, niente. Quindi vado verso Termini, che tanto, cioè, non è che mi dispiace fare un giretto con la macchina. Vado lì, almeno gira leggermente a sinistra. Non so, vado a vedere le zone di Roma. Vado a fare la turista. E adesso c'ho un navigatore, perché da qua non la so, però poi da Termini sì. Vado a fare un giretto lì, tanto saranno i parchi, saranno tutti aperti, voglio dire, quindi riuscirò a passare. 3,1 km, gira a sinistra e... su sottopasso Turbigo. E niente, sto a un semaforo, c'è un semaforo rosso in questo momento e io mi sto fermando, perfetto. Guarda se è qui che morirò e non sulla Tiburtina. Se sono venuta dove lavoravo prima, cioè guardate che spettacolo. Aspettate, mi faccio da guida. Questa è Piazza della Repubblica. Cioè guardate che spettacolo. Guardate che bella la fontana. Mio marito, se Dio vuole, 5-7 minuti e sono arrivato, sto a 7 bagni. Cioè guardate raga, bellissima, adoro. Vabbè, io chiudo il finestrino. Comunque prima di andare a prendere mio marito, lui dice 5-7 minuti, ma io continuo a non fidarmi. Voglio, a parte dovete, se mi ricordo, voglio andare a vedere dove lavoravo prima. Io lavoravo a Piazza della Repubblica, una traversa, il negozio dove lavoravo prima, se che cosa ha aperto, perché praticamente quel negozio ha chiuso e voglio vedere che cosa ha aperto al posto di quel negozio. Tutto, non ho un cazzo da fare ragazzi, cioè non ci sarei mai venuta, però mi è venuto in mente, cioè quando passo per Termini ogni tanto mi viene in mente, no? La curiosità è donna. E di sapere cosa c'è adesso, perché ci ho lavorato per un annetto, quindi insomma ci ho lavorato un sacco di tempo, quindi sono curiosa. Devo ricordarmi la strada, perché
che è un vicoletto tutto strano. Comunque credo che sia qui. Ora c'è il semaforo rosso, comunque credo di sì. Comunque ho visto davanti Termini. A parte, ragazze, fa schifo Termini, cioè è impressionante. A parte non ci sono, non c'è una pattuglia di polizia, dei vigili, dei carabinieri che vigilano tutta la notte la zona di Termini. Cioè, raga, vi giuro, è proprio abbandonata a se stessa. Sono passata, non voglio dire, non è una questione di razzismo, di pelle, cioè non conta niente, ma è proprio la disumanità di queste persone, di qualsiasi religione, di qualsiasi colore di pelle, cioè alla fine sono misti, ci stanno barboni italiani, ci sono persone di colore, vabbè, comunque la disumanità di queste persone. Cioè, alcuni a petto nudo, c'era uno con la panza tutto a petto nudo, scalzo che camminava, gente che dorme per terra, gente ubriaca con le bottiglie di birra in mano. Cioè, uno veramente non può neanche camminare, non può viaggiare, non può fare quel che cazzo gli pare, che deve avere l'ansia di non poter viaggiare di notte. Quindi, cioè, veramente è assurda questa cosa. Dove devo andare io? Di qua, credo, sì. E questa cosa è assurda. E poi niente, davanti a Termini, per non farci mancare niente, c'era anche un negozio di cannabis. Da quando è diventata legale, adesso trovate, no, questi negozietti, vendono addirittura, una volta a Panorama ho visto una pianta di marijuana che veniva venduta così apertamente. Che cazzo è? No, di qua è divieto. Parco non attivo, di qua mi sembra. E che stava a dire? Ma è qua, sì, è qua. E quindi niente, c'era sto negozio e davanti c'erano tutte queste persone con queste canne, con sto fumo abnorme che copriva tutto l'insegna. Vi volevo fare un video, ma non ho fatto in tempo, stavo per strada, poi sia mai che mi vedono mi tirano i sassi, che ne so. Comunque sono arrivata, voglio proprio vedere che cosa c'è. Qui c'erano anche tutti gli amichetti che mi ero fatta, perché mi ero fatta tipo dei... Ma di qua ci posso passare io? Se non mi ricordo se era di là. No, io di qua posso passare, sì. No, non è... No, raga, ce l'ho passato. Boni. Non ci voglio credere. Che cosa ha aperto? Aspettate. Mi sembra una matta isterica. Dove stavo? Sapete che manco mi ricordo dove stava? Qua, vero? Qua c'è il mini market. Lì c'è il cancello. Ah, lì c'è il parrucchiere. Ecco qua. Market, un altro market. Ok, ragazzi, ha aperto un altro market. Comunque io ce l'avevo davanti e stavo continuando a camminare così. Perfetto. Pulite le cose, non fate a me nessuno. Pulite. Padre, io non so salire. Io sto sotto. Sotto, la parte sotto. Va bene, ciao. Ma chi sta facendo? Ma apri Libia! Ma chiusi Libia! Ma chiusi Libia! Non ci sta nessuno passato nel tuo paese! Cioè, raga, avete capito perché io ho paura di venire qui? Ma nessuno entra nessuno passato nel tuo paese! Ma chiusi Libia! Io sono penetrante per Russia Rosa! E io sono coetaneo per Russia Rosa! Ma vedete! La volete bomba! Chiama anche polizia! Anche tutti portati di merda! Noi è finito! A te non è finito! Quanto è finito? Quanto è finito? La Libia! Chiusi la Libia! Lo stilo
è entrato a tuo paese. Padri. Basta, ancora in Italia. No, sto giù dove sta urla uno. Io sto qua sotto. E io sto giù c'è scritto treni. E io che ne so, io non le conosco. Cioè, raga, vi giuro, il degrado, cioè, ma avete visto? Cioè, ma stanno continuando, mo io me ne voglio andare. Allora, qua c'è un altro dilemma, che io non riesco a trovare Patrizio.